Vi presentiamo ora la luna di miele di Morris con Scureggino. Mandate a letto i bambini. Tu lo sai che sono imprenditore immobiliare. Non mi sono mai sentito un essere umano, mai, ma più come una persona che arriva da un altro pianeta, mettiamola così. Non è messo da dettatore. Ci sono in mezzo a noi, sono in forma umanoide, io ho la possibilità di riconoscerli. Ok, Morris, guarda, è stato molto interessante. Hanno il viso strano, particolare, generalmente senza capelli. Ho capito, guarda Morris, fantastico, direi che. Ma la verità è che noi siamo messi in schiavitù da una razza rettiliana. Ho capito, queste sono dichiarazioni, ragazzi, molto molto affascinanti. Che cos'è, per esempio, la possessione demoniaca? È una possessione extraterrestre di questi rettiliani. Sì, io sono assolutamente d'accordo. Gli do la testata perché è una testa di cazzo. Questo è interessante. Sto lavorando anche per andare in Antartide a fare un documentario. No, Morris, è troppo affascinante quello che hai detto, ma dov'è che si nascondono? Me lo puoi dire? Poi cosa ti dice? C'è scritto sotto, devi leggere cosa c'è scritto. Ma è in inglese, come fa Morris però a leggere? Sta macchina infame di merda di quel cazzo di ritardato. Abbiamo 600 cavalli sotto il cofano. Bye bye. Guarda, guarda, guarda là, guarda là, guarda là. Cazzo è quello? No, cosa è successo? Li ha fermati la polizia. Insurance and driver license, please. Scoreggino, che cazzo ha detto questa? Ha detto che hai una bella marmotta in testa. Where are you going? Lascia, lascia, Scoreggino, ci penso io. Allora, gente, noi volevamo fare un documentario per alieni, ma in realtà non abbiamo niente da raccontare in questo documentario, ma faremo delle riprese così a caccia e poi alla fine faremo vedere questa roba alle paure che ci seguono, nella speranza di rincoglionirli un po' e farci da un po' di soldi. What the hell? Lo sapevo, Scoreggino, questo adesso ci mette dentro! E lì ci sono i Travella! You know what? Just fuck off, I'm tired of you morons. Hai visto, Scoreggino? Io ci so fare con i poliziotti. Vieni con me, caro, guarda. Guarda, ragazzi, mi ho affidato questo appartamento vicino all'area 51 perché siamo veramente stanchi. È 14 ore che lavoriamo in riprese da stamattina. Questo letto matrimoniale qua. Ragazzi, questo comunque ve lo dico è il vero giornalismo, cioè in pochi avrebbero il coraggio di fare quello che stiamo facendo noi. Quando dicono siamo la maggioranza, voglio dire, non devi avere paura. No, no, vai avanti, vai. Il Sto andando. giornalismo è questo, cazzo, rischiare la vita per numero 6.1. Questo è stato il nostro hotel 5 stelle per la notte. In realtà ho dormito bene, molto bene. Per chi è un fans come me, L'inglese di Morris migliora sempre di più, eh. face recognition ovviamente sanno tutto. È sicuramente come ha detto Morris. Noi siamo protagonisti della storia. Sì, sono d'accordo. Qui un momento un po' raccapricciante, scusate, sono immagini un po' forti queste. Fantastico, io direi Morris. Thank you for watching, ragazzi. Molto molto interessante, è un mondo affascinante, mi affascina moltissimo anche a me.